Buongiorno amici, ben ritrovati, benvenuti nel mio canale. Oggi mi rivedete in modalità ciclistica dopo un po' di tempo. Chi mi segue sa che in questo periodo nel tempo libero ho cercato, ho trovato e ora sto camperizzando un furgone. Magari vi metto il link in descrizione per chi non lo sapesse e non l'avesse visto. Ma siccome stamattina è il mio compleanno, voi purtroppo vedrete questo video fra qualche giorno. Comunque questa mattina vi porterò con me a fare questa gita che ho deciso di fare in solitaria verso il Circeo. E il Circeo è una delle località più belle del Lazio, della costa laziale, e niente, il giro sarà sicuramente più di 100 km e come asperità è la scalata, insomma, l'attraversamento dei castelli e il Monte Circeo, che è questo promontorio che si affaccia sul mare. Detto ciò, sono già partita da circa un'ora perché mi sono sbrigata per attraversare il traffico di Roma, che la mattina è drammatico. Sono le 8 e niente, noi si prosegue, si arriverà, speriamo, al Circeo con anche pranzo a seguito a Terracina. Quindi detto ciò, si va e speriamo che si arriverà. Si va. Quel drittone infinito, non mi ricordo, saranno 4-5 chilometri, eccomi arrivata al primo paese dei castelli, se non ammazzano, Albano Laziale. Ma qua ci sono ripassata, già ho fatto un altro video, pure quello ve lo lascio in descrizione. I castelli sono una delle zone più belle vicino Roma. Paesini, si mangia bene, si beve bene e niente, la strada è lunga, si va. Eccomi già arrivata ad Ariccia. Ariccia e Albano sono praticamente attaccati. Questo dove sto passando è il famoso e rinomato Ponte d'Ariccia, purtroppo vanta un primato macabro, cioè quello dei suicidi. Tanta gente si è suicidata su questo ponte, purtroppo. Laggiù c'è il mare, questa è Ariccia. A Roma si dice vatta a buttare il Ponte d'Ariccia. Non è che sia proprio, vabbè, modo di dire, e io proseguo. Eccomi a Genzano. Questo è Genzano, qua fanno il pane buono, il famoso pagnottone del Genzano. Adesso direzione dell'Edri, prima sosta a caffè, qua intanto prima sosta a caffè, dicevo, a Velletri e pappa, e poi si prosegue, si va. Praticamente noi stiamo andando lì. Sosta bar, caffettino, mangino e si prosegue. Caffè preso, ho lasciato Velletri. Oggi c'è una cifra di traffico perché è mercoledì, quindi vabbè, piano piano, che devi fare, la gente sta in giro. Caffettino preso, oggi è andatura cicloturistica, temperatura spaziale e 14 gradi, uno spettacolo. E vabbè, la salita è finita e adesso
bisogna aspettare il Circeo per risalire e quindi si va. Sono arrivata a Cisterna di Latina, eccolo qua, un paesino, da qui inizia l'Agro Pontino, la pianura dell'Agro Pontino, e da qui inizia, c'è una strada che arriva a Terracina di circa 40 km, l'incubo di ogni ciclista a cui non piace la pianura. 40 km tutti dritti, l'unica emozione sono le radici delle piante. Una cosa brutta, eh? Comunque questo è il centro del paese. E niente, noi da qua ci stiamo avvicinando al Circeo, cioè la parte più bella, ragazzi. Qua adesso arriverà lo spettacolo. Si va. Eccomi arrivata sul lungomare. Non ho filmato la strada da Cisterna di Latina a Latina perché ho pensato che già che mi sono annoiata io era più che sufficiente, no? Cioè, ho preferito non farvi annoiare perché niente di che. Invece qua guardate che roba. Spettacolo. Allora, quello lì è il Circeo, la puntina si vede. Purtroppo oggi c'è foschia, la giornata è bella, fa caldo, fa 16 gradi, però purtroppo c'è foschia e ho paura che pure sopra si vedrà poco. Vabbè, da qui inizia lo spettacolo, si va. Bisogna scendere perché la strada è chiusa. Eccoci qua. Praticamente inverno scorso c'è stata una forte mareggiata e ha portato via un pezzo di strada più in là, e quindi questo tratto è chiuso perché manca un pezzo di strada. Ci sta così, che non fosse manca niente, c'è sta vento, si va. Arrivati al Circeo, da qui inizia la scalata che si può dire che si divide in due parti, la prima che arriva al paese e poi la seconda che arriva su in cima. Parte qua subito bella decisa al 10, si va. San Felice Circeo, da lì si entra al paese, da qui si sale sul monte, da qui si sale fino a su in cima. La salita non è lunga, sono circa 3 km e 4 km. Il problema è che c'ha delle punte a 15, quindi ci togliamo. Andiamo a vedere quel posto meraviglioso, c'è un balcone esagerato, speriamo che con questa foschia si vede qualcosa. Poi scendiamo, caffettino, girettino al paese, eh? Si va.
eccomi discesa al paese. Purtroppo su si vedeva poco e niente, ho deciso di scendere. Adesso vi porto a fare un giretto nel centro. Andiamo a vedere. Scale qui d'estate c'è tutta la litoranea che abbiamo fatto, che è la spiaggia di Sabaudia, e qua pure l'estate è pieno di gente. Vabbè, adesso piccola sosta caffè e poi si prosegue direzione Terracina. Di questi tempi non c'è nessuno. Guardate che roba. Il Circè è una località veramente affascinante. Tra l'altro si narra che ci visse la maga Circe, una maga che trasformava gli uomini in animali selvatici, chi in maiale, chi in cane, chi in leone. E si narra appunto che ci attraccò Ulisse e mandò i suoi uomini per illustrazioni, i quali incontrò la maga Circe, che li trasformò appunto in animali selvatici. Se ne salvò solo uno, che tornò da Ulisse e lo avvisò, al che Ulisse decise di andare a salvare i suoi uomini e ad incontrare questa maga. E lui si salvò perché venne avvisato da un dio, che doveva prendere una specie di antidoto perché la maga gli avrebbe offerto da bere e si sarebbe poi lui a sua volta pure trasformato in maiale. Questo non accadde perché appunto Ulisse, sapendo ciò che sarebbe accaduto, si praticamente salvò. La maga si è vista sconfitta, lo lasciò libero. E adesso qua il vento continua e sono quasi arrivata a Terracina. Si va. Eccomi arrivata a Terracina. Sto davanti al posto che ho trovato su TripAdvisor, dove andrò a mangiare una cosa che sarebbe questo. Meritato, alla fine 100 quasi 40 km, non c'è tanto dislivello, 1000 metri, però insomma, vabbè. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, che grazie per averlo visto tutto e essere arrivati fino a qui. Adesso io vado a mangiare, noi ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi per aiutarmi, mettetemi un commento, un mi piace e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ho iniziato la dieta.